Un aspetto molto fisiologico di ogni tipo di viaggio è: ma dov'è che si va in bagno? Dicono che il vero viaggiatore sia colui che riesca a cacare ovunque. E se questo è il parametro, allora io da lì a poche ore avrei capito che sono, se non proprio il re dei viaggiatori, qualcosa di comunque molto vicino. Allora andiamo con ordine. È già qualche chilometro che devo andare in bagno e non deve essere qualcosa di molto solido, diciamo. Belli paesaggi, bello tutto, arrivo al passo che manco mi fermo e continuo in cerca di un albero dove nascondermi per liberarmi. Mi viene in mente la barzelletta del cane che corre disperato in mezzo al deserto in cerca di un palo dove urinare. Ecco, più o meno la stessa cosa. E anche il 54esimo viaggiatore con carretto e cane li faccio passare veloci. Devo trovare un bagno, sta diventando urgente. Anche le mucche lo capiscono e hanno pena per me, forse perché anche loro sanno cosa vuol dire avere la diarrea. Finalmente vicino alla strada vedo un piccolo promontorio sul quale posso salire e nascondermi. Ma in mezzo a questo deserto himalayano a 4000 metri d'altezza, chi vedo arrivare? Lui, il 55esimo viaggiatore con carretto, vestito di rosso, che fa molto monaco buddista. Bene, vuol dire che finalmente sono vicino al mio nirvana, alla mia liberazione, pensavo. Mentre io mi sto recando nel gabinetto con la vista più bella del mondo, lasciando la Vespa lì. Eccola lì la Vespa. No, questo qua deve smettere di salire qua perché io devo andare in bagno. Ah, bellissima questa scena. C'è sto tizio. Sono da solo praticamente con sto tizio. Pensavo di aver trovato un luogo isolato abbastanza in mezzo alle montagne, alle vette. Sto tizio può stare nella stessa direzione. O che deve andare in bagno pure lui. Ma sta scena. Eccolo lì. È lì. In questo qua. Sta scena dell'incredibile. Look at him, il zio. Hello my friend! How are you? Scendere! Where are you going? Hello, hello, my friend! Ok, where are you from? This guy in the middle of the mountains. How are you? Oh, how are you? Fine, thank you. How I was going to toilet. You come with me. Ok. 不管是 Starò qui, mi ero preparato. È bellissima sta scena, ragazzi, è bellissima. Bellissima, è bellissima, amico mio. Oh. Sei il numero uno. Caghiamo insieme. Ok. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Ok, non ci sono. Questo è il cinese più socievole di tutta la Cina. Ci abbracciamo, ci vogliamo bene. Il problema è che devo andare. Niente, io ho defecato con lui dietro che fa la diretta sui social. Ciao! È stata la strana che abbiamo avuto sul topo di questa montagna qui, questo tizio qua che sta continuando a parlare in cinese per i suoi follower, sta mezz'ora non stop. No, ma tranquillo lui. Adesso vieni qui, vabbè. Grazie. Grazie amico mio per avermi dato un momento più surreale di tutta la mia vita. I love you. I love bye, you. Bye bye. Bye bye. I love you. I love you. Ciao ciao. Bravo! 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 I love you! I love you! Comunque ragazzi, qua in Cina funziona che tutti questi personaggi qua un po' strambi, eccetera, fanno le dirette per i loro social media, come WeChat, non lo so, e i loro followers gli fanno le donazioni, riescono a fare le donazioni facilmente tramite i social media direttamente. Quindi, se volete prendere da esempio, potete fare la stessa cosa, però... Eccolo lì con suo carretto che se ne sta andando. Vabbè, adesso vi faccio vedere sto carretto. Tanto mi ha rotto le palle che adesso vi faccio vedere anche il suo carretto. Uno dei due era di troppo lì
e non ero io. Can I show you? Ok, sì. You see my Vespa and I see your trailer. Right. But you see, it's always live. This is a kind of live. Hello. Hello. Thank you. All the best. Mamma mia, che personaggi che si incontrano in Cina.